Serie B-Win, tutti i colori della passione. È tutto pronto all'Adriatico per la 32esima giornata di Serie B-Win. Si sfidano Pescara e Padova. Il Pescara quota 42 punti, vuole entrare prepotentemente con una vittoria nella lotta playoff con la squadra di Eusebio Di Francesco, che schiera Ganci e Sansovini di punta. Padova che invece in un momento davvero critico, l'esonero da parte di Alessandro Calori, vantaggiato, fermo un mese per un problema muscolare, e allora davanti De Paola e Ardemagni in panchina dal canto in attesa di un sostituto di Calori. È subito Padova però con De Paola che sbaglia però questo tentativo con il sinistro al volo, bello l'assist di El Shaarawy. Ancora il brasiliano ex Chievo si fa vedere sul lato destro del campo, il pallone al centro, Ardemagni non ci arriva nemmeno El Shaarawy, che mette il pallone in out, allora solo rimessa dal fondo. Rivediamo però la bella sgroppata di De Paola, Ardemagni in ritardo. Adesso tocca al Pescara con il retropassaggio brutto di Crespo, Sansovini legati, tocca il pallone, almeno così a detta dell'arbitro, si lamenta Sansovini. Rivediamo nel replay la punta del piede di Legati che tocca nettamente il pallone. Il Pescara prova a farsi vedere, colpo di testa di Ganci che fa da sponda, Sansovini al volo, centrale, e Cano è in posizione per andare in presa. Rivediamo ancora una volta il bello stacco di Ganci, la tentativo di conclusione invece da parte di Sansovini. De Paola se ne va vincendo un rimpallo con Olivi, ma non trova la porta. Davvero ghiotta questa occasione per il brasiliano, il suo esterno sinistro, troppo esterno. Nel finale c'è ancora tempo per una punizione, la traversa di Italiano, eccolo qui, Vincenzo Italiano, ex Chievo anche lui, ex Verona, il capitano di questo Padova, il suo destro, tocca la traversa con pinna battuto, ancora il Padova che va vicinissimo al gol del vantaggio, anche in questo caso Ardemagni non trova lo specchio della porta, buona l'uscita da parte di Pinna, rivediamo, tempestivo il portiere del Pescara, 0-0 alla fine del primo tempo. La ripresa all'Adriatico tra Pescara e Padova comincia con una buona occasione per i padroni di casa, Sansovini all'indietro per Verratti, il tocco per Tognozzi che vuole piazzare, ma c'è Cano invece che trova il pallone, nessun pericolo per l'estremo difensore del Padova, El Shaarawy, attenzione al suo taglio dentro per Gallozzi, il colpo di testa in anticipo su Pinna, fuori davvero di pochissimo, buono questo tentativo ancora da parte del Padova, rivediamo il bel taglio di Gallozzi che colpisce in anticipo ma non trova lo specchio della porta, Bonanni in contropiede al centro per la corrente Berardocco, ancora una volta Cano è ben piazzato sul sinistro di prima intenzione, il centrocampista del Pescara ci prova allora su calcio piazzato il Padova con De Paola, il suo sinistro leggermente deviato si spegne sul fondo, questa era un'occasione, poi ancora De Paola però al centro per Ardemagni, il suo destro e il gol del vantaggio del Padova, primo gol in maglia bianco scudata per Ardemagni, a cui scappa anche una lacrimuccia, ecco qui il suo destro vincente, Mengoni non può salvare il gol, 1-0 Padova. Risponde subito il Pescara, colpo di testa di Bucchi, palo incredibile, Pescara vicinissimo al pareggio con Cristian Bucchi, rivediamo il cross di Zanon, l'incornata di Bucchi e il palo con Cano battuto, poi lancia in profondità, siamo allo scadere per Ardemagni, 2-0 Padova ed è il secondo gol per Ardemagni, doppietta quest'oggi, secondo gol in maglia del Padova, eccolo qui Ardemagni che riesce a evitare l'uscita di Pinna e allora termina così con la vittoria del Padova in trasferta, la prima vittoria esterna della squadra patavina in questa stagione di Serie B-Win, esordio positivo per dal canto sulla panchina del Padova, Pescara che resta a quota 42, Padova che si porta a 40.